Video precedente ho annunciato di parlare di recupero crediti, ma preferisco darvi delle informazioni importantissime. Capirete alla fine di questo video che forse è inutile parlarne. Inizio col dirti che tu non sei quello che pensi di essere. In altre parole, pensi di essere un essere umano con nome e cognome, ma effettivamente non sei altro che un pezzo di carta. Per dirtela tutta, sei solo un'azione dello Stato che deve rendere per gli anni che vivi. Pensi di essere sicuro che quello che possiedi è di tua proprietà, perché lo hai comprato, lavorato, ma se è veramente tuo, ti sei chiesto il perché da un giorno all'altro te lo possono prendere? Se te lo possono prendere è perché non c'è niente di tuo. Questo lo hanno scritto in un contratto quando sei nato, senza che te ne sei reso conto. I tuoi genitori lo hanno vagliato ingenui del fatto di aver ceduto il proprio figlio a una società operazione, la quale potrà disporre di te per tutta la tua esistenza. Atto di nascita. Iniziamo con il codice fiscale. Italiani schedati dal Pentagono con la tessera sanitaria. Che ci azzeccano tre codifiche degli Stati Uniti d'America con i dati sanitari sensibili della popolazione italiana? Il controllo totale dei cittadini fin dalla nascita da parte del governo degli Stati Uniti. Ecco come hanno fatto all'insaputa di tutti noi. IATA, ABA e Barcode 39 sono standard di schedatura mondiale. Provate a indovinare dove sono immagazzinate tutte queste informazioni personali. Insomma, chi gestisce questa banca dati? Eurogent 4, ossia la NATO. Con quale diritto? Boh. Non si sa. Quasi dimenticavo, in base alla legge numero 91 del 1999, grazie a Scalfaro e D'Alema, non siamo neanche padroni del nostro corpo, che invece appartiene a questa parvenza di Stato telecomandato dall'estero. Ma torniamo al momento della nascita. Al momento della nostra nascita viene creato all'insaputa dei genitori un nome del tutto nuovo a caratteri maiuscoli, che viene menzionato come uomo di paglia, oppure persona giuridica o finzione giuridica o soggetto giuridico. Sono tutti termini per indicare la stessa cosa. Questo avviene al momento della registrazione dell'ufficio anagrafe e solitamente nel registro anagrafico parte 1 serie A. Tale trascrizione di nascita è un vero e proprio trust, mediante il quale i genitori inconsapevoli consegnano il nascituro sotto l'amministrazione, la tutela e la curatela dello Stato. Ulteriore conferma la si è avuto visionando la parte 2 serie B. Da quel momento si è sotto la giurisdizione dello Stato SPA. Ci si accolla alla propria parte di debito pubblico e si è soggetti a tutte le ingiuste imposizioni fiscali che saremo obbligati a pagare per il resto della vita. Ah, dimenticavo di dirti che a differenza di quello che abbiamo sempre saputo, l'Italia è una corporation dal 1933, regolarmente iscritta al SEC. Ora, chi è nuovo a questo argomento è invitato a controllare tutti i suoi documenti, carta d'identità, patente, codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto. Avete notato che il vostro nome e cognome è tutto scritto in maiuscolo? La stessa cosa la potete notare in tutte le lettere che vi arrivano, banche, Equitalia, bollette, compagnie telefoniche, eccetera. Ecco, per tutto ciò che riguarda tutte le vostre operazioni commerciali ed economiche e la vita sociale, a parte il penale, si fa riferimento al vostro soggetto giuridico. Ma che potere avete sul vostro soggetto giuridico? Living Trust all'atto di nascita. Leggendo in legalese, l'atto di nascita si evince che un dichiarante, che sarebbe il padre, ha trovato un bimbo trovatello, che nel frattempo viene accudito da sua moglie. E come si fa per gli oggetti smarriti? Lo si consegna alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione se ne assume l'incarico, se ne appropria, tramite l'ostetrica, che ne controlla la vitalità. E l'ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della venuta consegna. L'unico motivo possibile che spieghi l'utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la deminutio capitis, da cui si comprende che le prime tre figure sottostanno alla deminutio capitis maxima,
ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre figure godono della momentanea qualità di personalità giuridica, in quanto fanno le veci dello Stato corporation. Le tre figure con qualità di personalità giuridica non sono imputabili in quanto superiori al diritto positivo, avendo lo stesso rango dello Stato stesso, che è l'origine e il detentore del potere attribuito alla legge da esso stesso generata. Il neonato end legis diventa soggetto, finzione giuridica, il cui ruolo fondamentale è quello di essere debitore in modo inestinguibile dello Stato corporation, proprietario, in cui è stato anagraficamente inserito. Va da sé che lo Stato si eroga il ruolo di creditore inalienabile della finzione giuridica. Attenzione! Se avete notato, da questa spiegazione non abbiamo mai menzionato l'essere umano. Perché? Perché per lo Stato non esiste. Semplicemente perché se esistesse, potremmo far valere i nostri diritti, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E questa, amico mio, è la struttura che ha creato lo Stato sulla nostra persona e lo ha fatto già dall'atto di nascita, mistificando quella che è la realtà. Tutti noi siamo nati completamente liberi, fino a quando non veniamo iscritti nei registri dell'ufficio anagrafe e chiusi in quello che possiamo definire anche Living Trust. Naturalmente tutto questo noi non lo sappiamo. Noi sappiamo che con il certificato di nascita avremo tutti i benefici dello Stato, assistenza medica, scuola, eccetera, senza sapere che queste cose le abbiamo già di diritto. E sono scritte e firmate dal nostro Stato nel 1948 attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in soli 30 articoli a favore dell'essere umano, e ratificate con la legge 881 del 1977. Attenzione! 30 articoli, non 360.000 leggi del diritto positivo. In tutto questo caos di nomi scritti in vari modi ed aventi ognuno il proprio ruolo, non è stato menzionato colui che veramente rappresenta la nostra essenza e il nostro valore. Che fine ha fatto l'essere umano, persona umana, solo creditore, soggetto di diritto internazionale, non riconosciuto dallo Stato? Nessuno ha conoscenza che tutti indistintamente abbiamo diritto di protocollare un'autocertificazione in qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore e curatore di simili. Articolo 46, lettura DPR 28 dicembre 2000, numero 445. E al riconoscimento in qualsiasi luogo della personalità giuridica, articolo 16 del 25 ottobre del 1977, legge 881, dove possiamo indicare che Mario Rossi è un essere umano e persona umana, protocollando anche un'autodichiarazione di esistenza in vita. È necessario aggiungere questa dicitura per via del fatto che il nostro ordinamento giuridico parla espressamente di persona umana come di colui che gode dei diritti fondamentali riconosciuti dai patti internazionali. L'ordinamento giuridico stesso si è impegnato a garantire alla persona umana questi diritti fondamentali. Ora sentite bene come ci danno l'illusione che si occupino dei diritti dell'essere umano e della persona umana. Qual è la legge più importante del nostro ordinamento giuridico che si occupa dell'essere umano e della persona umana? Legge 881 del 1977. Questo documento è fondamentale per capire il ruolo che ha l'essere umano e la persona umana nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, New York 1966, e ratificato dal nostro ordinamento il 25 ottobre del 1977 con la legge 881. Allora, se abbiamo una legge che lo riconosce e ne riconosce tutti i suoi diritti, solo ed esclusivamente crediti, dov'è il problema? Come ho detto prima, non è riconosciuto. Non è possibile parlare con lo Stato nella veste di essere umano e di persona umana. È lo stesso principio che abbiamo appena spiegato, quando si diceva che il soggetto giuridico ha capacità giuridica ma non la può esercitare. Solo se sei personalità giuridica puoi esercitare la capacità giuridica. E quindi come intendiamo esercitarla, questa capacità, attraverso la nostra autocertificazione di legale rappresentanza?
autocertificando che io, Mario Rossi, personalità giuridica, sono il tutore e curatore dell'essere umano Mario Rossi, me stesso. Questo è il fulcro di tutta l'azione di legale rappresentanza. Ed è lui, noi stessi, che gli si dà il compito di riconoscere l'essere umano e la persona umana. E chi è che abbiamo dichiarata esistente in vita nella nostra dichiarazione di esistenza in vita? Sì, proprio lui, Mario Rossi, essere umano e persona umana. Si comprende la connessione tra i due documenti, legale rappresentanza ed esistenza in vita. E chi è che gode dei benefici della legge 881 del 77? Ma certo, l'essere umano è persona umana, ed è proprio Mario Rossi, personalità giuridica, che ne farà valere i diritti, i crediti. La funzione di questa autocertificazione è proprio quella di comunicare allo Stato che abbiamo capito tutto e che il suo contratto Living Trust non è più valido. E noi, diventando legali rappresentanti del nostro soggetto giuridico e assumendo quindi la qualità di personalità giuridica, assumiamo la proprietà di quello che è stato creato sul nostro nome. Quindi creiamo noi il nostro Living Trust, di cui noi siamo trustee, amministratori, che comanda il nostro soggetto giuridico e la nostra persona fisica. E questo è valido anche per i nostri futuri figli. Un aspetto molto interessante di un nascituro sovrano è che non avrà più il tesserino sanitario con il codice a barre, ma bensì il tesserino sanitario cartaceo, come lo era quello di una volta. Quello che succede a un bambino nato sovrano è esattamente quello che succede ai Rom. Hanno tutti i servizi gratuiti. Se devono accedere alle scuole, sono in testa alla lista. Sono sovrani. Sono popoli che nessuno ha mai sottomesso. Hanno diritto a beneficiare dei diritti universali dell'essere umano. La cosa essenziale da capire di tutto questo è che con il nuovo status abbiamo personalità giuridica superiori a qualsiasi magistrato. Questo è un concetto molto difficile da assimilare, semplicemente perché nessuno di noi ce l'ha dentro, in quanto siamo stati abituati a ubbidire e subire sempre, senza mai avere voce in capitolo. Il ruolo che raggiungiamo avendo personalità giuridica è il ruolo dello Stato. Il ruolo dello Stato è quello di creditore. Una volta che abbiamo eliminato il Living Trust iniziale e assumiamo noi la proprietà di tutto, assumiamo il ruolo di creditore. Esempio, se arriva una bolletta, una cartella Equitalia con su scritto il nome e cognome in maiuscolo, soggetto giuridico, noi diciamo, ok, tutto a posto, già pagato, perché adesso il creditore sono io, non sei più tu. Attenzione, io non vado contro le istituzioni e neanche voglio persuadere nessuno a pensarla come me. Come ho sempre detto, di tutto quello che parlo nei miei video, non credete a una sola parola. Informatevi come ho fatto io. Nel prossimo video parleremo dell'autocertificazione di legale rappresentanza e l'autocertificazione di esistenza in vita. Arrivederci al prossimo video.